Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se ultimamente avete fatto qualche accesso al sito della Parrot, perché è apparsa una novità in alto nel menu. Se andiamo a guardare, c'è una scrittina verde con scritto It's coming. Se andiamo a cliccarci sopra, vedete che si apre un countdown che è di 39 giorni, 3 ore, 21 minuti e 35 secondi. Ma la cosa più affascinante è la batteria che si vede in sottofondo, cioè come sfondo si vede una batteria con una serie di LED verdi molto in stile DJI. Quindi tutto questo lascia pensare all'uscita sicuramente di un nuovo prodotto di casa Parrot. Di quale prodotto e di che fascia di prodotto stiamo parlando? Non è ancora dato sapere, comunque è sicuro che è imminente, perché 39 giorni mancano alla presentazione di questo nuovo prodotto e la batteria che si vede come sfondo con i LED che scorrono sicuramente lasciano presagire un nuovo drone. Quale drone sarà? Non si sa, probabilmente potrebbe essere l'evoluzione del Bebop, cioè anziché Bebop 2 un Bebop 3. Anche se io personalmente, se fossi Parrot, lascerei stare ormai quella fascia di droni, perché comunque con un prezzo abbastanza alto, perché Parrot non è che lo regalasse, e comunque in quella fascia adesso DJI l'ha coperta totalmente, non so se andrei a sbatterci le corna contro DJI. Quindi non so, magari sia un Bebop 3, magari un Bebop Air, non lo so. Però io, se fossi in Parrot, eviterei la fascia di DJI, cioè eviterei l'errore fatto da Valkyra, il Valkyra Vitus 320, che doveva essere il rivale del Mavic Pro, anzi, a parte avere le quattro braccine che si richiudevano, per il resto non aveva niente di uguale, cioè a parte il prezzo che comunque è alto, perché era intorno agli 800 euro, ma per il resto era una cosa vergognosa. Io l'ho provato, l'ho preso su Amazon, dopo una settimana l'ho restituito dalla disperazione. Meno male che Amazon fa i resi e meno male che me l'ha preso indietro, perché era una cosa vergognosa e l'avevo preso in un'offerta scontata, mi sembra intorno ai 550-600 euro, adesso non mi ricordo. Meno male che me l'ha preso, una cosa vergognosa, non ha niente che funziona, tutto quello che c'è scritto che fa lo fa malissimo, cioè l'unica cosa che ha è che si chiudono i braccetti uguali a quello del Mavic Pro, fine. Per il resto era una cosa oscena, infatti non ha avuto successo, ha fatto un flop allucinante. Dopodiché Valkyra ha tentato la presentazione del Peri, un drone piccolo tipo Spark, anzi molto simile allo Spark esteticamente, però con caratteristiche addirittura maggiori, sempre scritte, perché poi metterle in pratica con le caratteristiche lì sarebbe piaciuto vederle. Però anche questo, il Peri sarebbe già dovuto uscire circa un mese o due fa, non mi ricordo, non è mai uscito e da voci di corridoio sembra che non esca mai, che il progetto sia stato sospeso. Quindi Valkyra ci ha sbattuto le corna, ovviamente ci ha messo del suo a fallire, nel senso che non è che ha fatto un prodotto ok, wow, che spettacolo, nessuno me l'ha cagato, tutti cagano DJI, no, ha fatto un prodotto di melma e ovviamente poi dopo, se in più lo fai di melma contro DJI, le speranze proprio vanno a zero. E probabilmente con il Peri o si sono accorti di avere mille problemi anche lì, o probabilmente si sono accorti che anche senza problemi non avrebbero venduto una cippa, perché comunque lo Spark adesso ha abbassato il prezzo, quindi c'è l'Air, non lo so, probabilmente tutto questo ha fatto pensare a Valkyra di lasciare il progetto Peri. Quindi spero che Parrot non faccia lo stesso errore, anche se secondo me i prodotti Parrot a livello di qualità sono buoni, però ovviamente contro DJI adesso è dura. Forse magari è un prodotto sotto i 300 grammi, quindi per Parrot fare un prodotto sotto i 300 grammi in cui DJI non c'è in questo momento, prodotti di altissima qualità non ce ne sono, quindi fare un prodotto appena sotto i 300 grammi con uno stabilizzatore di immagine elettronico come quello che ha il Parrot, che comunque non ha il gimbal il Parrot, ma le qualità di immagini sono ottime, nel senso che comunque la stabilizzazione di immagine che ha il Parrot è spettacolare, forse la migliore stabilizzazione elettronica
nei droni in questo momento, per chi non ha il gimbal ovviamente, e se fossero riusciti a mettere quella stabilizzazione che hanno così ottima su un prodotto sotto i 300 grammi, secondo me potrebbero comunque, con la loro esperienza, la loro qualità comunque che non è male, avere un prodotto dove non hanno in questo momento grandi rivali. E DJI è fuori, perché è l'unico prodotto sotto i 300 grammi di DJI, è il Tello, che vabbè è proprio un prodotto ancora più sotto, nel senso è proprio un entry level, mentre magari un prodotto appena sotto i 300 grammi con un prezzo abbastanza ovviamente non basso, da 100 euro, perché allora non avrebbe più senso, perché sarebbe un prodotto mediocre, comunque un prodotto magari da un prezzo anche da, che ne so io, 300 euro, 350, ma arriviamo magari anche a 400, ma dai un prodotto sotto i 300 grammi, entra in una fascia comunque di droni che DJI non c'è, e magari lo riesce anche a fare un prodotto ottimo, perché comunque se andiamo a prendere anche il Dobby, che è un ottimo drone sotto i 300 grammi, però ha sempre dei limiti, la batteria dura pochissimo e comunque anche a livello di stabilizzazione delle immagini non è eccezionale, non è male, ma non è eccezionale. Quindi riuscire a portare quello che avevano adesso nel Bebop, farlo diventare sotto i 300 grammi, secondo me potrebbero arrivare a avere un prodotto e avere una fascia di mercato ottima. Quindi ragazzi, non lo so, non ci resta che aspettare. A questo momento mancano 39 giorni, 3 ore, 14 minuti e 39 secondi. Non lo so, se siete curiosi andate anche voi a vedere la pagina Parrot del loro sito. E non so, adesso tutte quelle informazioni che si trovano sono queste, quindi praticamente nessuna, a parte la batteria con i LED in stile DJI. Quindi ragazzi, spero che questo video, solo a titolo informativo e su una mia opinione sul mercato dei droni futuri, vi sia piaciuto. Come al solito ragazzi, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!